Ciao amici e come sempre benvenuti. Oggi voglio farvi vedere una montatura molto bella, una montatura più che altro usato per periodo estivo, per insidiare orate eccetera. La montatura in questione è il long arm con il pasturatore. Come si fa questo long arm? Partiamo come sempre con un trave dello 0,40, dove faremo un'asola iniziale, e lo facciamo lungo circa un metro. A un metro lo segniamo e ci infiliamo il nostro pasturatore scorrevole, poi ci infiliamo uno stopper ci infiliamo una perlina una girella un'altra perlina e lo annoderemo al nostro aggancio rapido. Mettiamo un po' di guaina sul nodo e così. Mettiamo il nostro stopper e il tutto risulterà così. Adesso dalla nostra girella parte un bracciolo, sempre metterci un po' di guaina, qualcosa per proteggere il nostro nodo. Parte un bracciolo dello 0,28 in fluorocarbon, anche lui da un metro a un metro e 50, un metro e 50 è meglio, dove metteremo un pop up. In questo caso sono quelli della Olympus, però meglio metterci pop up stick, così possiamo diciamo regolare il nostro pop-up come meglio vogliamo. E l'amo. La roba usata è questa qui. 0,40 florine spray leader come trave. No, lo 0,40. 0,28 XPS trabucco, fluorocarbon. Pasturatori sono della Colmich. Esistono tre tipi. Eccoli qua. Tre tipi: più grande, medio e più piccolo. Si intendono le spirali, grande, medio e piccolo. Come amo abbiamo usato il numero 8 Hisashi serie F31 Surf trabucco. Uno stopper medio, stopperino medio, perline in plastica dura, pare siano da 4, mi sembra, non so.
Girella del 10 e l'aggancio rapido, in questo caso abbiamo usato quello a sgancio rapido, sempre Kolmic, il medio. Questa è la montatura con pasturatore scorrevole che va a battere sul nostro stopper e sotto parte il bracciolo qui si può scegliere se flotterarlo o meno non è obbligatorio se si vuole fare una pesca più di fondo. Si lascia normale, magari potremmo metterci una perlina fosforescente con uno stopperino per bloccare l'esca, oppure metterci un pop-up, un galleggiante, vedete voi. La montatura funziona, è molto valida, ci ho fatto orate anche di notevoli dimensioni con questo. Mettiamo la pastura, la mettiamo sul nostro pasturatore e diciamo l'esca sull'amo. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia stato d'aiuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!